questa sperimentazione deve porre il tema da un lato del coinvolgimento dei cittadini e delle utenze commerciali in particolare per evitare di abbandonare in modo indistinto il cartone per strada, recuperarne di più, favorire anche le cartiere che qui in Campania sono un polo di eccellenza, favorire anche quelle economie legate all'attività produttive per il recupero, il riciclo e l'utilizzo di questi materiali. Quindi diciamo è una sperimentazione importante che fa seguito a quella già avviata la settimana scorsa nel quartiere della Sanità con un'associazione con il coinvolgimento anche del mondo della Chiesa in quel caso. In prossimità delle festività natalizie sarà potenziata la raccolta differenziata degli imballaggi in cartone prodotti da commercianti ed artigiani nei quartieri di San Ferdinando, Chiaia e Posillipo. Il progetto durerà 6 mesi ed è stato promosso da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, e dal Comune di Napoli, con il supporto di ASIA, Cooperativa Sociale Arcobaleno di Torino e Gruppo Imprese Sociali GESCO, e prevede un percorso di sensibilizzazione degli utenti per sviluppare una maggiore attenzione all'ambiente e migliorare la raccolta di cartoni a livello locale. In questo modo, attraverso la collaborazione dei commercianti e un impegno anche del privato sociale, insieme al pubblico e soprattutto insieme ad ASIA, contiamo di rafforzare, migliorare enormemente la raccolta del cartone nella nostra città, perché insomma ci sono ancora troppi cumuli nelle nostre strade e così non va bene. Quindi oggi è una giornata importante, un ulteriore miglioramento dei servizi di pulizia e di igiene urbana della nostra città.